Il pareggio del Napoli ha chiavi di lettura tutte positive. L'attacco incute il giusto timore, le punte creano problemi agli avversari, il centrocampo chiude con puntualità, la difesa non perde colpi, il gioco è sempre più lucido. Il punto di Venezia soddisfa e per buona parte della partita l'impressione è stata che Napoli potesse anche passare. Il Venezia non era irresistibile, nonostante il buon finale. Al 13° primavera azione per un fallo su Floro Flores, punizione per gli azzurri. Basta quella a far capire che c'è affanno nella difesa dei veneziani. Poi al 30° il bellissimo diagonale di Tosto che sembra precludere al meglio. Due conclusioni al 38° e al 39° di Montesanto e Montezine contribuiscono a far credere che il risultato possa sbloccarsi da un momento all'altro. Al 46° il gioco sembra davvero fatto, ma non è così. Il Venezia approfitta dell'intervallo per riorganizzarsi e presentarsi in campo con piglio diverso. Tuttavia, ancora ad inizio di ripresa, è il Napoli a rendersi più pericoloso. Floro Flores per Bieri, che allunga un po' troppo e non riesce a chiudere. Al 12° prima azione della partita dei padroni di casa, è un segnale. Due minuti dopo ancora Floro Flores, stavolta impegna Sobiero. Cesa, chiamato in campo al posto di Montezine, rifila questa punizione al 28°. La respinta di Mani non è apprezzata dall'arbitro. Esce Floro Flores, entra Montervino. Il Napoli ripiega e subisce inevitabilmente, correndo qualche rischio di troppo. 29° Anderson, grandissimo tiro e bellissima parata di Manitta che salva il risultato. 38° ancora Venezia e Fantini con un colpo di testa a far illudere i tifosi. Anche sul finire di partita Venezia sempre in avanti e pericoloso, ma il Napoli si muove con ordine e riesce a chiudere tra gli applausi dei 1000 tifosi che lo hanno seguito fino a Venezia.